Vedete? Sì, sì, credo di sì. Ok, tre skip bassi, porto il ginocchio al petto. Tre skip bassi, porto il ginocchio al petto. Si vede sul coso? Facciamo 10 volte per gamba. Io nel frattempo spengo i microfoni, però. Cavolo! Sempre piede a martello, Gio. Ok, tre skip bassi, porto il ginocchio al petto, slancio gamba e braccio. Tre skip bassi, ginocchio al petto, slancio gamba e braccio. Lo facciamo 5 volte per lato. Sempre schiena dritta, petto in fuori. Silvia, non ti si vede, eh? Sei fuori dallo schermo. Ok, meglio così. Top. Ok, adesso due jumping jack, divarico le gambe, vado giù, due jumping jack, divarico le gambe, vado giù, facciamo 5 volte. Bravissimi. Adesso vado giù in posizione di squat, prendo le caviglie, porto sul bacino, giù in squat, porto sulle braccia. Quindi giù in squat, prendo le caviglie sul bacino, giù in squat, porto sulle braccia. Lo facciamo 6 volte. Tu mi vuoi male, Alfo? Sì, molto. Gli special guest sono quelli... Gli special guest sono quelli che soffrono di più. Eh sì. Brava, Laura. Giovanna, non sento, sei senza microfono. Mi stai facendo una domanda? Dimmi. No, no. Sei. No, ok. Ci okay. Sono. Adesso, posizione atletica. Due passi laterali da una parte, due passi laterali dall'altra, squat, due passi laterali da una parte, due passi laterali dall'altra, squat. Lo facciamo 5 volte a destra, 5 volte a sinistra e quindi 5 squat totali.
Ok, sul posto, iniziamo skip basso, aumentando sempre di più la frequenza. Al mio cambio andiamo in skip alto. Siamo pronti, via via con lo skip basso, via con lo skip basso. Andiamo, 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 andiamo. Cambio. Skip alto, skip alto, skip alto, skip alto. Al mio cambio andiamo alla calciata dietro. Cambio. Calciata dietro, calciata dietro, rapide, 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 rapide. Al mio cambio andiamo a calciata avanti. Cambio. Al mio cambio andiamo in spostamenti laterali, destra, sinistra, un passo a destra, un passo a sinistra, un passo a destra, un passo a sinistra. Cambio, via. Ok, stop. Hey Joe, ok. Stop, 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 stop. Carlè. Quando vuoi. Erano arrivati dei segni, dei segni inequivocabili da Joe, continuano ad arrivare. Terminato il warm-up, ho la possibilità, visto che abbiamo un po' un 50 e 50 tra di voi che utilizzano il rovescio bimane e il rovescio una mano, abbiamo deciso insieme di proporvi un po' tutti e due, visto che questo magari può anche essere un momento per approfondire in maniera un pochino più tecnica degli aspetti che normalmente tralasciamo, perché magari raramente se giochiamo a due mani ci interessiamo di quello uno e viceversa, invece può essere un buono spunto per imparare qualcosa di nuovo. E vi parlerò io della parte del rovescio bimane, poi lascio la parola a Maestro Franco che vi parlerà del rovescio una mano. Allora, cominciamo come sempre dalla nostra posizione atletica, d'accordo? Quali sono le sue caratteristiche? L'iPad. Sempre la base d'appoggio ampia, ok? Quindi i piedi più larghi rispetto all'altezza delle spalle, l'impugnatura con ambedue le mani all'altezza della cintura, lo sguardo bene fisso in avanti, belli bassi sul baricentro, ok? Quindi peso sugli avampiedi, cerchiamo sempre di avere il peso del corpo leggermente orientato verso la posizione della mia racchetta, ok? Questo è fondamentale per chi gioca il bimane, come effettuare il cambio di impugnatura, ok? Come potete vedere dalla foto, Martina ha già entrambe le mani sul manico. Com'è che effettuiamo un cambio di impugnatura? Normalmente noi abbiamo la mano destra che sta ancora tenendo l'impugnatura del dritto, ok? Allentiamo leggermente la pressione della mano destra e grazie alla mano sinistra ruotiamo la racchetta dentro la mano destra finché non troviamo una continental, quindi un'impugnatura a martello con la mano destra. La fase successiva riguarda il primo movimento. Qui potete vedere come le anche siano rimaste pressoché ferme, d'accordo? Si effettua una rotazione delle spalle sulle anche per creare un buon angolo di separazione e caricare con il tronco, con la schiena. Si sposta leggermente il peso sulla gamba sinistra, sempre per seguire la racchetta con il nostro peso del corpo. A questo aggiungiamo il movimento del piede sinistro, il piede della gamba esterna, ok? La parte alta rimane invariata, allargo la mia base d'appoggio spostando il piede sinistro ancora leggermente verso l'esterno e verso avanti, aprendo bene la mia anca. Una volta fatto questo, ovviamente i maestri vi possono controllare meglio di me mentre vi spiego se hanno qualcosa da dire o qualche input da darvi. Abbiamo l'affiancamento, il piede destro va ad allinearsi, okay? Quindi ci mettiamo in linea, affiancati, sempre lo sguardo bene fisso verso la palla e si cerca di avere, come potete vedere anche qui dalla foto, il mento che va quasi a essere appoggiato
sopra la spalla destra. Andiamo finalmente a colpire la palla, andiamo a impattare, quindi il peso va a trasferirsi in modo lineare, scusatemi, in modo lineare verso avanti, si sposta sul piede destro, la racchetta va a muoversi verso la zona d'impatto, molto importante riuscire a rimanere con lo sguardo fisso nella zona d'impatto, ok? Anche leggermente dopo che ho impattato, in modo da rimanere in ordine in asse con la testa, le spalle e il busto. Neanche qui trasferiamo il peso del corpo continua a seguire la racchetta. Il finale potete vedere come il gomito sinistro sia alto in linea praticamente con il viso, la racchetta sia andata distante dietro al corpo, come sia stata aperta la spalla del braccio destro, il peso è stato definitivamente portato sulla gamba più avanzata, sguardo in avanti. L'ultima fase del movimento, come sempre, lo scarico. La parte alta rimane invariata, bloccando bene in isometria col tronco. La gamba sinistra va ad attraversare la zona d'impatto, okay? In modo da scaricare completamente la mia forza e il peso del corpo sulla palla. Adesso proviamo a fare un'esecuzione completa, ok? Senza lo scarico, ve lo faccio rivedere. Primo movimento, allargo la base, impatto e tengo il finale in isometria. Ok? Ne facciamo una quindicina di questi. 1, 2, impatto e 4, tengo bene il finale. Ok? Se non è il suo colpo migliore, vedo molto ordinato quel ragazzo con la maglia azzurra del tennis club, mi piace molto. Molto bene. Ok. Cercate bene di tenere il finale, eh? Cioè quando arriviamo piuttosto restate un secondo in più in isometria alla fine, d'accordo? Riuscire a sentire che riuscite a mantenere il controllo del corpo bene al centro della base d'appoggio, ok? Giusto Carlo, anche Joe, mi sembra che la gamba posteriore ti vada un po' troppo via da sola verso avanti, tiene un po' più in equilibrio dietro. A mia vedere Joe che gioca il rovescio a due mani è un'emozione. Joe, mi sembra di vedere il tuo gomito destro un po' troppo basso quando fai il finale. Alza il gomito. Bravo. Okay. Perfetto, fermiamoci pure un attimo. Adesso il secondo tipo di esecuzione è con lo scarico, ok? Quindi, eccola, questa qui. Una volta che ho completato il movimento e eseguito il finale, vedete, vado a scaricare sulla gamba esterna, quindi sulla gamba sinistra, andando bene nella direzione in cui ho impattato la palla, ok? Dopo aver eseguito il passo di scarico, faccio anche il rientro, d'accordo? Quindi qui magari lo rendiamo un po' più dinamico, ok? Faccio lo scarico sulla gamba sinistra, rientro, magari faccio anche uno split step e ricomincio, ok? Quindi esco dal colpo col passo di scarico, rientro, split step e riparto. Vai, andiamo pure. Ragazzi, lo scarico, Giovanni, soprattutto lo scarico, ti serve anche per avere equilibrio. Quindi se tu metti il piede che fa lo scarico esattamente avanti all'altro, rischi di non essere più in asse di equilibrio. Ti serve per migliorare la base d'appoggio.
Giusto, giusto Alfo. Gio, devi cercare di finire il movimento col passo di scarico in una posizione semiaperta, non laterale sinistra, ok? Un po' meno ancora. Meglio. Bene. Però l'equilibrio, Gio, Brava Laura, brava, giusto. Ok, no. Perfetto, fermiamoci per un attimo. Adesso cedo volentieri la parola a Franco, che vi parlerà di rovescio a una mano. Anche se per caso devo andare avanti e indietro col video, se preferisci, certo, mi dici, ok? Certo, certo. Quindi diciamo che ci saranno tante cose. Allora, la base d'appoggio larga come nel rovescio a due mani, che i piedi devono essere un po' più larghi rispetto alla larghezza delle spalle. L'impugnatura sempre nella posizione d'attesa, sguardo in avanti, l'impugnatura e la mano all'altezza della cintura. L'unica differenza che c'è tra rovescio e una mano in fase di diciamo così, posizione atletica, è che la mano sinistra, per chi gioca con la destra ovviamente, e viceversa per chi gioca con la sinistra, va sul cuore della racchetta e non sull'impugnatura come in quello a due mani. Il peso del corpo, mi raccomando, poi dopo segue sempre la racchetta. Quindi in questo caso, come vedete, il peso del corpo in avanti sull'avampiedi perché la racchetta è avanti. Successivamente, grazie Carlo. Arriva. Vai, tranquillo. Allora, successivamente nel primo, diciamo così, nel cambio di impugnatura, la potete fare aiutandovi con la mano sinistra, come dicevo prima, che è sul cuore della racchetta. Quindi una flessione esterna della mano sinistra dovrebbe farvi girare la racchetta all'impugnatura giusta. C'è chi qualche volta si trova meglio a girarla nella fase di primo movimento, ma io consiglio di girarla prima, come vedete nella foto. Il peso del corpo sempre avanti in questa fase, mi raccomando. Ecco, successivamente nel primo movimento c'è, come nel rovescio a due mani, la rotazione delle spalle sulle anche, quindi cercando di dare un buon angolo di separazione spalle anche, il peso va sulla gamba esterna, in questo caso la sinistra, e perché la racchetta si muove, diciamo così, verso indietro, quindi il peso segue dove sempre la racchetta. Quindi andiamo avanti sull'altra fase di affiancamento. Ok, allora, in questo caso c'è lo spostamento del piede sinistro, come anche nel rovescio a due mani, il peso va sulla gamba sinistra perché a sinistra c'è la racchetta, apriamo un po' l'anca, il peso del corpo segue la racchetta, guardate sempre in avanti e cercate un attimino di iniziare, ecco, la fase di affiancamento del piede destro che va a affiancare il sinistro, sguardo in avanti a focalizzare il punto di impatto. Allora, in questa fase, fermati un attimo, scusa Carlo, sì. In questa fase consiglio soprattutto per chi magari lo fa le prime volte, prima di partire con movimento orizzontale in avanti della racchetta, di far cadere leggermente la racchetta verso il basso, per evitare di scivolare involontariamente in un rovescio back tagliato. Ok, quindi facciamo scendere la racchetta magari all'altezza del fianco. Poi andare avanti. Grazie Carlo. Ok, allora nel movimento orizzontale, mi raccomando, sottolineo, movimento orizzontale della racchetta in avanti, lo sguardo va sul punto d'impatto, importantissimo. Il peso del corpo si trasferisce sulla gamba che sta davanti perché deve seguire sempre la racchetta, ok? E la importantissima differenza tra rovescio e due mani è che il braccio sinistro resta leggermente disteso all'indietro per creare un po' di stabilità, un po' di equilibrio. Bene, possiamo andare avanti. Ok, dopo aver colpito... continuiamo a fissare sempre in avanti, ovviamente, il braccio
sinistra, come dicevo, aiuta la stabilizzazione, quindi lo teniamo indietro, non lo facciamo ruotare in avanti, e soprattutto cerchiamo di non far scivolare la spalla destra troppo all'infuori, nel senso che la stabilizzazione del braccio sinistro è sì nell'equilibrio generale, ma sta anche in una stabilizzazione delle spalle quasi perpendicolari alla rete, ok? Un'altra cosa importante, nella fase del finale cercate di avere un leggero movimento di supinazione in maniera tale da non chiudere col polso troppo piegato, ok? Va bene? Come nel rovescio a due mani, anche nel rovescio una, successivamente all'impatto ci sarà una fase di scarico che garantirà, come diceva Carlo giustamente prima, un buon scarico di tutte le spinte, diciamo, che noi mettiamo sul colpo, e soprattutto un equilibrio per un eventuale rientro. Ora, credo, Carlo, che ci sia l'esecuzione, giusto? Yes. Eccolo qua, perfetto. Allora, eccolo lì, 1-2, colpo. E blocco. Qui. E blocco. In questo caso... Giulio gli è scappata un po' via la spalla, non so se notate, leggermente gli è scappata un po' via la spalla, però comunque con la testa riesce a garantire un buon equilibrio, quindi anche se la spalla è un po' andata via verso sinistra, lui è mancino, ok, ha comunque garantito col braccio sinistro e il blocco della testa un buon equilibrio. Quindi usate anche, tenete bene la testa ferma, soprattutto in tutti i colpi, perché la testa, che pesa circa 18 kg, sbilancia parecchio se la si muove. Vedete che il peso in avanti, perché la racchetta è passata in avanti, ok? Va bene, possiamo, cosa dici Carlo, possiamo passare a fargliene fare una quindicina? Sì, sì, certo. Vai. Sì. Vai, partiamo con un rovescio una mano senza scarico, quindi finiamo con un bel finale là, ok, vediamo un attimo. Laura, hai la spalla destra che va via un po' troppo all'indietro, in fase di finale del movimento ti scappa un po' via la spalla, brava, buono, quello è buono, continua così Laura. Laura rende meglio sul back, a una Giovanna, mano, ormai Giovanna, a una mano facciamo un back pazzesco. Giovanna, non stai cambiando l'impugnatura quando... Non stai cambiando l'impugnatura. Un po' di più, buono. Girala un po' di più. Aiutati con la mano sinistra a girarla. Ok. Bene, Silvia. Bravo, maestro Marco. Bello verso una mano, quasi quasi lo cambierei. Gio, blocca le spalle con la mano sinistra, blocca le spalle con la mano sinistra indietro. Ok. Ancora di più. Finale, mano un po' più in alto. Bravo. Attento alla spalla destra, bloccala. Buono. Buono, passiamo al numero 2, maestro. Certo, sì. Facciamo il passo di scarico. Vai. Mi raccomando, raga, mi raccomando, il passo di scarico leggermente dopo aver colpito, se no colpite la palla dietro. Arrivo, eccoci. Gio, come prima, nel passo di scarico, mi vai alla fine del passo di scarico, devi essere in semi aperta, non in posizione di fianco per il dritto, Non devi ruotare a 180 gradi. Se lo vedete bene, scusate se posso farvi notare una cosa che fa molto bene qui Giulio, appena fa il passo di scarico vedete come il piede gli dà la spinta anche poi per ritornare indietro, fa un passo incrociato, fa lo step e poi voi lì dallo step potete ripartire, ok? Brava Silvia. Giovanna, sempre un po' più girata l'impugnatura, Brava Laura, bravo Ricky, un po' meglio Gio, braccio sinistro indietro,
Ok. Forse è qua, maestro Carlo. Però, comunque, come sapete, questa è la parte di allenamento specifico, quindi facciamo un po' più fatica con la racchetta in mano, ci concentriamo un po' di più anche sulla tecnica degli spostamenti. Sì, ragazzi, andiamo a fare un 20 secondi di lavoro, 10 secondi di recupero. Faremo blocchi da 6 ripetizioni, diciamo. Perfetto. Ok, ragazzi. Il primo lavoro è questo. Allora, spostamento laterale con spinta verticale. Ve lo spiego un attimo a parole prima di farvi vedere il video. Partire sempre con un doppio step, ok, dal centro. Arriviamo in open stance, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che arriviamo con le anche che guardano frontalmente, ok? Con i piedi sulla stessa linea, quindi non andiamo in affiancamento. Siamo sempre appoggiati sul piede esterno, ok? Qui c'è bisogno di avere una spinta verticale sul colpo, quindi una volta che sono arrivato e ho messo il peso sulla gamba esterna, spingo con la gamba laterale verso l'alto, ok? Per bloccare il mio spostamento laterale, riuscire comunque a mettere energia sulla palla. Come vi fa vedere qui Martina, vedete che lei si stacca proprio da terra per la spinta che va a mettere sul colpo, ok? Tutto chiaro? Buono. Tieni tu il tempo, Alfo? Yes. Vai. 3, 2, 1, via! Andiamo. Dai ragazzi, intensità. 3, 2, 1, stop. Prepararsi. 3, 2, 1, via. Andiamo. La spinta verticale, Silvia. 3, 2, 1, stop. Giovanna mi sa che o non ci vede o non ci sente. Sì. 2, 1, via. Andiamo. Dai ragazzi, dai. Stop! Non è la diretta questa. Questo sarà una chicca anche sabato quando si rivedrà il video. 3, 2, 1, via di nuovo. Andiamo. Forza. Brava Chiara, forza. Bene. Giovi dritto, arrivami in posizione aperta. 2, uno, stop. Spingi verticalmente con la gamba destra. Gio, allora mi metti, mi fai indice. Ma perché mi parte sempre indice, il microfono? 3, 2, 1, gamba via, destra nel dritto, spinta verticale. Vai. Arriva in posizione aperta e spingi con la gamba destra. No. Spingi adesso, spingi verticale con la gamba destra, Gio, spingi. Ora. Vai. Adesso però devi fare anche il rovescio. 2, 1, dritto e rovescio. Sì, salta via il microfono. Via di nuovo, dai che è l'ultimo. Forza ragazzi, forza. Dai che è l'ultimo. 20 secondi. Ma di destra o di sinistra? Non ho capito. Tutti e due, Chiara. Destra e sinistra, uguale, Chiara. Uno spostamento laterale, torno al centro, spostamento laterale dall'altra parte, arrivando 2, sempre sulla gamba esterna. Uno, stop. Pausa. Un minuto. Poi no, mi parte il phone, l'audio mi si stacca da solo. Allora, ok, no, ma l'audio, infatti, è importante che comunque abbiate l'audio. No, vedo, sì. Okay, cioè è importante che sia staccato. Sì. Lo vedo. Gio, tutto bene?
appunto così però. Carletto, l'altra esercitazione? Eccoci qua. Allora, prossimo esercizio, solo di dritto, d'accordo? Sapete, la facciamo spesso anche in campo, il dritto a sventaglio, ok? Quindi il primo colpo, arriviamo sempre in open stance, ok? Facciamo un breve scarico laterale, come potete vedere qui. Dopodiché, come si muove lei per fare il dritto a sventaglio? Fa il primo passo incrociando dietro con la gamba destra. Quindi cerca prima spazio lateralmente, poi si muove in avanti verso la palla. Scarico bene sull'appoggio avanti e rientro. Ve lo faccio vedere un'ultima volta. Completo. Eccolo qua. Laterale, scarico, rientro, step. Passo incrociato dietro, avanti, carico sull'appoggio anteriore, ok? Silenziamo tutti i microfoni se riusciamo. Chiara, ti stacco il microfono perché sennò fa interferenza quando parla. Ok, 3, 2, 1, via per 20 secondi. Forza, 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 forza. Brava Laura. Andiamo, 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 andiamo. 3, 2, 1, pausa. Bisogna capire che problemi ha la Giovanna col, non so, o non vede o non sente. 2, 1, via, ripartiamo, forza, forza. Non forza, vedo, forza, sto cercando di capire da quello che dite. Vediamo se abbiamo spiegato bene. Direi no, Carlo. Letto? Ok. Sì. Okay. Stop! Stop, stop, stop. Sì, Gio, sì. Ma io sono convinto che tu hai una tenuta eccezionale. Via di nuovo, andiamo, andiamo. Resilienza, Gio. Forza, Gio, forza! Brava, Silvia. È uguale, Gio. Giovanna è uguale, è uguale. Stiamo facendo sempre la stessa cosa. Stop! Ah, tu dici non l'ho capita lo stesso. Due, uno, via di nuovo, andiamo. Sì, dai, fallo così, va bene lo stesso, Giovanna, fallo così. Ok, Chiara, una volta verso destra e una volta mi muovo verso sinistra, ok? Verso il rovescio per giocare di dritto, ok? Un dritto e un dritto a sventaglio. Bravissima, eccolo lì. Stop, 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 ragazzi. Ok, adesso è giusto, Chiara, buono. 3, 2, 1, via. Dai, dai, che mancano le ultime due. Forza, forza, ragazzi, forza. Intensità. Brava Laura. Oh, il ragazzo con la maglietta celeste è bravo. Sì, sì, va bene, sì. È bravo. Mi sembra abbastanza elastico anche. È promettente, promettente. Stop, 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 stop. Dai che è l'ultima, ci prepariamo. 5, 4, 3, 2, 1, via con l'ultima. Dai, dai ragazzi, dai. Bravissimi, forza, forza, forza. 3, 2, 1, stop. Passiamo al lavoro fisico, quindi via le racchette. Adesso avrete me e la musica che piace tanto a Franco. Ci fai un po' di latino, Alfonso. No, una baciata. Posti. Molto bene. Vedo prendete un attimo anche fiato. Abbastanza intense, arrivato a questo punto dell'allenamento. Ottimo. Possiamo partire, Alfo, adesso? Quando vuoi.
Vai. Quando vuoi. Alzo sempre 20 secondi di lavoro, sempre 10 secondi di recupero. Quando c'è la scritta, quello è il recupero. Quindi schermo nero con scritta, quello è il recupero. Ci sarà l'esercizio successivo, ok? Che dovrete svolgere per tutta la durata del video. Quando vedete me nel video vuol dire che sto facendo l'esercizio. Quindi per tutto il tempo dovrete seguire quell'esercizio lì. Alzo. Quando vuoi. Però non vedo niente io, Vedo ancora YouTube, quindi credo che tutti i ragazzi vedano YouTube. No, ancora non si vedeva. Prova a fare stop sharing, ok, rifarlo di nuovo, share. Vediamo Carlo adesso. Adesso dovreste vedere Circuito Masters 2, sì. Vai. Provo? Sì. Grande Gio, grande Gio. Buono. Su le ginocchia, forza. Forza comandante. Lank. Osservare la perfezione della posizione di Alfo, per cortesia. Via col plank, forza ragazzi. Bravi. Dai. Sembra il video di prima, Carla. Squat, mani alla nuca. Spingiamo bene indietro i gomiti. E ancora corsa ginocchia alte. Andiamo. Sì. Stop.